Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi video sui prodotti terminati del periodo. Illuminata da una luce fluorescente, inizio questo video. Siccome mi sono resa conto che è tantissimo tempo che non vi giro un video sui prodotti terminati, mi sono resa conto che era tantissimo tempo che non giravo un video. Oggi ho detto perché no, c'ho qualche cosina che avevo appunto messo da parte per girare il video e lo voglio girare. Nel frattempo, oggi sto anche girando finalmente un video pulizie e non lo so se uscirà domani. Nel frattempo, oggi vi voglio postare questo video e poi quasi sicuramente girerò, se ce la faccio, anche un book haul. Vediamo un attimo. Cominciamo subito, nel frattempo i miei bimbi stanno giocando di sotto perché la giornata ancora regge e sono un quarto alle 6, tra poco li faccio salire, per cui ho questo piccolo spazio. Allora, visto il periodo, ho quasi terminato questo, ma non è il primo che termino, sarà il secondo, il terzo che termino, un gel mani, è quasi finito. L'ho preso da Eurospin. Mi ci sono trovata molto molto bene, appunto per questo non è il primo che prendo, ma visto e considerato il periodo in cui siamo, mi sentivo di consigliarvelo. È un gel di quelli che si asciugano molto rapidamente, non appiccica, ha un buon odore e questo mi piace. In alternativa vi consiglio anche questo, sempre preso da Eurospin. Questo ha un odore buonissimo, questo appunto è all'aloe. Vedete, aloe vera, e mi sento di consigliarvelo perché appunto anche questo è molto molto buono. Mi sono sentita di consigliarveli appunto perché questo sta per terminare così. Ho terminato questo qui che vi farò vedere poi nel video, non so se l'avete visto anche in qualche altro video. È un profumatore per biancheria, ma va bene anche per profumare, che ne so, lo potete mettere in uno spruzzino che ci spolverate o in un'essenza di quelle con i bastoncini. Oppure, certo, ce ne va pochissimo di questo, ma è veramente buono. Vi consiglio questa marca qui, Flulual, la trovate su Facebook, anche digitando su Google lo trovate. Questa profumazione in particolare si chiama Essenza Bucato. Vedete? È veramente, veramente buona. Questo è un boccione da mezzo litro, sì, ma vi dura un casino, tipo 2-3 mesi, perché ce ne va veramente, veramente, veramente poco. Quindi questo è un prodotto che vi consiglio. Poi ho terminato questo detersivo che mi ha comprato mio marito, perché quando che mandate i mariti a comprare cose sono un casino, e mi ha comprato questo detersivo che sinceramente non so che è, cos'è, saprei neanche dove reperirlo. Per 1,75 euro, wow, il buono con poco, lavatrice all'aloe vera. Sinceramente il profumo c'è o non c'è, lava e non lava, quindi non lo ricomprerò quasi sicuramente. Purtroppo quando ci mandate i mariti questo vi porta. Poi ho terminato questo sicuramente lo riacquisterò, il Citrosil disinfettante agli agrumi, ma va bene anche quello alla lavanda, vanno bene tutti. Questo è straconsigliato. Ho terminato ancora un boccione di bagnoschiuma, questo ai fiori d'arancio, sì, questi me li regala mia mamma, li trovate all'acqua e sapone e dovrebbero costare anche relativamente poco, sono senza parabeni, senza siliconi, senza alcol, dermatologicamente testato, Floral Sensation, è un bagnoschiuma, un boccione grande, Affinity Care. Questa marca non è malvagia, sinceramente non ho scannerizzato il codice a barre con Yuka, quindi non vi saprei dire se effettivamente è un buon prodotto.
Nel frattempo è ricominciata la mia allergia, ecco qui. Comunque, questo me lo vedrete perché, vi ripeto, mia mamma me ne regala spesso, perché lei, abitando vicino, molto vicino ad questa... Scusate! Abitando molto vicino ad acqua e sapone, quando ci sono di queste offerte, lei me le reperisce quasi tutte. Dicevo appunto, mia mamma e mia nonna sono fan delle offerte di detersivi e bagnoschiumi e molto spesso me ne mandano in quantità industriale, quindi questo me lo vedrete. Comunque non mi dispiace assolutamente. Poi ho terminato questo. Questo qui è un altro prodottino che non mi dispiace, questo lo trovate da Eurospin. È un bagnoschiuma che a me personalmente lascia una pelle molto morbida, non so perché. È un bagnoschiuma carezze di gardenia, idratante, profumo di gardenia e polvere di latte. L'ho preso la prima volta quando ci siamo trasferiti qui, quindi mi serviva un bagnoschiuma e presi appunto questo bagnoschiuma qui. Costa relativamente poco, ma a me piace un sacco, mi piace da morire, mi piace l'odore e mi piace anche come lascia la pelle. Mi spiace per tutto questo riflesso, ma comunque avete capito di cosa sto parlando. Tappo mezzo arancione dorato, questo qui. Se ci capitate e magari serve un bagnoschiuma al volo, questo qui, carezze di gardenia, io ve lo consiglio, perché il profumo sembra il profumo di un bagnoschiuma da bambino, non so se forse già ve l'ho recensito altre volte, ma a me personalmente idratante, idrata veramente, veramente, veramente. Cioè sul serio idrata. Cioè io mi ritrovo una pelle morbida quando me lavo sto bagnoschiuma, non so, però mi piace. Poi ho terminato Mon Amour, il bagnoschiuma, questo classico piccolino. Non mi dilungo, ma questo mi piace da morire. Me l'avrete visto 1500 volte. Questo è superlativo. E ricordo ancora che io lo comprai perché l'ho visto in qualche svuota qui. Colgate, dentifricio Colgate, non è il mio dentifricio preferito, lo devo dire, però se mi serve lo trovo in offerta, lo piglio. Oh, questo qui è un altro di quei fantastici sciampetti Yves Rocher. Assolutamente no, con questi sciampi, grandi o piccoli che siano, ho un sacco di problemi. Questo per l'appunto è shampoo per Nutrition, trattamento shampoo, sarà tipo per capelli secchi, NutriSilk, trattamento tipo all'avena. Non mi dite perché, ma questi a me mi creano un sacco di problemi, croste, crosticine. No, ho terminato questo, ma ce l'ho tipo da 18 anni e ho deciso di basta perché è finito. Stanno tornando le belve. L'ho terminato e ho deciso di cestinarlo perché azione rinforzante, lunghezza e punte con cheratina vegetale. Un attimo! Ciao mamma! Un attimo! Allora, stavo parlando di questo che diceva crema disciplinante senza risciacquo, preso appunto all'Eurospin. Questo me li appesantisce da morire, lisci e setosi. No, assolutissimamente no. Lunghezze e punte con cheratina vegetale. Me lo so tenuto perché l'avevo comprato, ho fatto fatica a terminarlo, ma basta e avanza, perché no, per i miei capelli è troppo pesante, quindi no. Ci sono altri prodotti tipo l'oglietto, le goccine che sono favolose, ma questo proprio no. Niente, il mio video dei prodotti terminati termina qui. E niente ragazzi, presto, spero domani di farvi uscire un nuovo video di appunto pulizie, perché vi avevo detto
appunto che era tantissimo tempo che non ne facevo uno, e domani lo vorrei far uscire. Registrerò, se ce la faccio oggi, un libro, sì, un libro, un video di libri, un book haul, appunto, vediamo un attimo e niente. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se siete arrivati fin qui, io vi ringrazio e vi mando un bacio grandissimo. Ciao!